Buongiorno e benvenuti a TG Poker, speciale People's Poker Tour 2011. Alle mie spalle si vede il Salone delle Feste a nono piano, dove oggi si disputerà il Day 3 di questo Grand Final del PPT. Oggi scopriremo chi saranno gli 8 finalisti a raggiungere il tavolo finale di quest'ultima entusiasmante tappa. Siamo nel Salone delle Feste del Casinò di Campioni d'Italia e il torneo, il main event del People's Poker Tour 2011 Grand Final è in pieno svolgimento. Sono 56 i giocatori che sono arrivati a questo importante traguardo. La bolla, infatti, il 57esimo player, è stata scoppiata ieri quando poi si è introdotto il torneo e abbiamo intervistato il Bubble Man. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Silvio Crisari, scommessa Italia, giocatore professionista, sportivo per eccellenza, volto noto del poker, conoscitore di Las Vegas, mentore per le nuove reclute. In questo momento ho impegnato a Loma in quanto il main event non è andato nel modo migliore, tra virgolette, perché tu, in quanto uomo bolla, sei il detentore del People's Pollo, esatto, nonché dell'iscrizione diretta al prossimo PPT, esatto, prima tappa. Sicuramente quella cosa che ha più valore è il pollo, perché lo speravo, perché è una cosa comunque da tenere in bacheca e quindi ce l'ho, basta per adesso con i polli, quindi adesso andiamo avanti con i risultati che insomma fa più morale. Senti, questa avventura con Scommessa Italia, il tuo ruolo che abbiamo visto presentato anche alle Nada, mi sembra anche un momento di riconoscimento dopo un lungo periodo comunque investito nel mondo del poker, non dico dietro le quinte, comunque a livello di, diciamo, di semplice tra virgolette osservatore. Sì, di questo sono veramente fiero, primo perché Scommessa Italia mi ha cresciuto e mi ha consacrato nel mondo del poker, e soprattutto perché ha creduto in me a 360 gradi, e anche se è passato poco tempo, perché parliamo di un mese e mezzo, neanche due, abbiamo già fatto grandissimi risultati, un progetto importante, sono veramente veramente felice di tutto questo. Silvio, io ti ringrazio, in bocca al lupo per tutti i vostri progetti, ti lasciamo tornare al tuo tavolo. E comunque voi siete quelli che mi avete portato fortuna più in assoluto, quindi innanzitutto voi, dopo vengono tutti gli altri, che però ringrazio come sempre. Grazie a te Silvio, ciao. Un bacio a tutti. Oggi il torneo è ripreso dal 19esimo livello con un average di circa 172.000 chips. In gioco ancora due ladies, di cui una è il volto, la testimonial 2011 del People's Poker Tour. L'abbiamo intervistata, sentiamo cosa ci ha raccontato. Silvia Fair, testimonial People's per l'anno 2011, giocatrice di poker, quindi non solo volto e immagine di questo People's, ha giocato il Grand Final del People's Poker Tour qui a Campione, è andata in the money, you are in the money, ed è purtroppo appena uscita, quindi Silvia è player out. Come è andata Silvia? You can speak it in English and then we try to translate. Well, I was short stack when on day 3, so I had to push all in. Everybody folded my last hand, everybody folded, I was on the bottom. They didn't even look at my cards, I pushed all in, but the big blind had like an ace and a ten and had to call. I had 9-7. It's not very, 9-7 non sono delle carte bellissime in assoluto, però diciamo che era in una condizione per cui è il classico push or fold. In quel caso very short, ha dovuto comunque collare questa situazione. Silvia, ma tu giocavi a poker anche prima? You already played poker? Yes, I've already played poker before. I've been playing poker for 3 years now. I started like the first time I went to a big tournament, it was in 2009, the VSOP. Oh, wow! So it's not now. Yeah, no, I know that you. Sappiamo che tu sei una giocatrice, ma pensavo che la tua esperienza fosse più recente, invece sei giochi già da parecchio. Pensi di fare qualche altro appuntamento live, di fare qualche altro evento nel mondo del poker, o ti dedicherai solamente alla carriera artistica? Do you think to play again? Or you... Yes, sure. I hope to play again next year too, and I will do everything to come to all the People's Poker Tournament next year. I hope I can get there. Grazie Silvia, grazie veramente, a presto. Ok, grazie.
Nel frattempo al main event è pausa e allora abbiamo colto l'occasione per intervistare un giocatore. Siamo con Giuseppe, mi sono illuso Pipino, giocatore di Emporio del Gioco, insomma, in lizza per arrivare tra i magnifici otto di questo Grand Final dell'ultima tappa del People's Poker Tour. Giuseppe, come sei messo? Innanzitutto ciao a tutti. Sì, sono messo discretamente, insomma, non sto ancora in una fase dove devo per forza, insomma, pushare o cose. Posso ancora dire la mia facendo un po' di azione. Certo, non c'ho sto margine esagerato, però riusciamo a gestirlo ancora per qualche livello. Poi se non si fanno chips si arriverà al punto che bisognerà prendere delle decisioni, non per forza con carte troppo solide, anche con carte un po' meno, però ce la giochiamo per ora. Senti, l'average stack era 172.000 quando vi siete seduti al tavolo, eravate in 56, ricordiamolo oggi. E adesso il numero di giocatori rimasti è sensibilmente diminuito. Tu come average, sopra, sotto? Ma sto più o meno intorno ai 160, 150, insomma, più o meno vicino all'average. No, vabbè, adesso l'average dovrebbe essere sui 220. 220 infatti circa. E quindi sono un po' sotto, però non sotto quella soglia che ancora mi costringe a diventare troppo ossessivo con eventuali push o quant'altro. Riesco a gestirla ancora per un po'. Certo, bisognerebbe trovare una mano buona e non per forza mani nuts, delle mani gestite bene magari che possono fruttare buone fish. Da Campione d'Italia per oggi è tutto, arrivederci a domani con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.